Buongiorno, buongiorno, oggi è sabato 9 maggio, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Problemi limitati, comunque problemi. Ieri in Alta Val Venosta, nella zona di Malles, per un forte temporale che ha causato qualche piccolo smottamento. La tendenza per le previsioni del tempo oggi è ad un rapido miglioramento, assenza di precipitazioni, ulteriore miglioramento e innalzamento delle temperature previsto per la giornata di domani. Massimo Moro in regia ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, elezioni gran finale con i big. Serracchiani lancia Spagnolli, Gelmini sostiene Urzì, il grillino Di Maio vede Compaccia. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, alcol. L'Alto Adige da record, tre quarti dei residenti bevono in Italia, nessuno come noi. Vedremo tra poco i dettagli di questo triste record. La cronaca cura del quotidiano, lingua tedesca, Dolomiten. In apertura le istruzioni per come votare, nel senso per come compilare correttamente la scheda elettorale. La cronaca ancora in lingua tedesca, sempre a livello locale, con il quotidiano Tageszeitung. Il tema dei profughi è ancora una volta in prima pagina. Si guarda a quelli che potrebbero essere dei veri affari, nascondersi dei veri affari dietro l'accoglienza dei profughi. Sappiamo, lo Stato paga 35 euro. Si cerca di capire anche il ruolo dei privati. Tutto è raccontato a pagina 6. La cronaca nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Le elezioni in Gran Bretagna, Cameron apre la partita europea, travolti i laburisti, i liberali e i populisti. Successo del movimento scozzese, il Premier dice referendum sull'Unione Europea, maggioranza assoluta, i conservatori possono adesso governare da soli, si dimettono i tre leader sconfitti. Una foto che ha fatto il giro del mondo, alcune immagini per testimoniare la disperazione. Dove può arrivare la disperazione? Un bambino è stato nascosto all'interno di una valigia, di un trolley, nel tentativo di superare il confine. Tutto questo è accaduto nell'enclave spagnola di Ceuta. Ancora con la cronaca, sarà usato il tesoretto per il buco delle pensioni, ma comunque non basterà. Verdetto della Consulta, il nodo adesso è quello delle coperture. Ancora con la cronaca, il Sole 24 Ore, Cameron e lavoro negli Stati Uniti fanno volare i mercati, scendono i tassi, piazza affari più 2,6%, corre la sterlina. E buone notizie per l'economia italiana. A marzo la produzione è salita dell'1,5%, è il dato migliore dall'aprile scorso per l'auto, balzo anche a due cifre, spinta inoltre dal settore degli alimentari e dal settore dell'elettronica. Lasciamo la pagina economica a livello nazionale, torniamo alla cronaca a livello locale con i dettagli del quotidiano Alto Adige, i dettagli della prima pagina. Ultimi fuochi elettorali, anche questo è il titolo del quotidiano, con Serracchiani, Gelmini e Di Maio. E poi schede e orari, le istruzioni per il voto, il vademecum a pagina 21. I musicisti di strada pronti ad invadere Bolzano, terza edizione del Festival Basque, ancora si attende un grande successo. Alto Adige da esportazione. Dorvalder e Bertoldi, la strana coppia, vola in Ucraina per tenere alcune conferenze, alcuni incontri riguardo la possibilità della convivenza tra diverse etnie. Ovviamente il modello altoatesino è quello da esportare. Sentenza Lampo, condannato passatore romeno, aveva 10 siriani nel furgone. E poi tentata rapina, vedremo i dettagli tra poco. Pestati alcuni minorenni nella zona di Piazza Verdi, grazie alle telecamere è intervenuta la polizia, ha arrestato i presunti responsabili. Per i part-time, spostamenti fino a 50 km, dipendenti pubblici e ancora, Stocker dice sì all'Hotel Alpi anche per i poveri. Ci si occupa di fecondazione assistita, eterologa via con 60 copie, entro giugno l'approvazione della delibera provinciale. Superclinica convenzionata, la svolta privatistica, vedremo tra poco anche di questa notizia i dettagli. Andiamo allora a vedere quello che ci racconta oggi il quotidiano Alto Adige. All'interno i ragazzi della scuola Einaudi, protagonisti di un interessante progetto, campo della legalità, studenti mobilitati contro la camorra, coinvolta la scuola Einaudi, ma anche i rappresentanti della Consulta Giovani e del centro giovanile Vintola, che sono tornano oggi dal campo della legalità a Scampia, noto quartiere di Napoli. La cronaca dalla prima pagina, alcol, Alto Adige al primo posto in Italia, Istat, tre quarti dei residenti dichiara di bere.
Kohler del Forum Prevenzione dice siamo ultimi se si considera chi beve tutti i giorni, massima allerta rivolta soprattutto ai minorenni. Ancora con la cronaca riguardo la sanità che cambia in provincia di Bolzano, arriva la superclinica convenzionata per curare la sordità. Il progetto è della MedEl, è previsto tra Bolzano e Merano, si parte entro il 2015. Lasciamo la cronaca a cura dell'Alto Adige, passiamo al dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Beh, abbiamo visto anche in questo caso le elezioni, i big che come da tradizione arrivano anche a Bolzano a sostenere i loro candidati, Serracchiani, Gelmini e anche Di Maio. Ci si occupa della legge sul personale che è stata approvata in consiglio provinciale, lavori esterni previsti, meno vincoli. Sempre per la cronaca, vedremo tra poco i dettagli, minorenni picchiati, la polizia denuncia gli aggressori e poi l'asilo politico ai profughi va garantito. Hotel Alpi, così Faisal aiuta chi cerca un futuro all'emergenza migranti. E poi ci sono buone notizie per la Cassa di Risparmio di Bolzano, crescita in tutti i comparti, risparmio gestito impennato nel primo quadrimestre, bene anche il Prime Fund. Andiamo allora a vedere quello che accade a Bolzano con l'intervento della questura, minori aggrediti nel sottopasso, 5 le persone denunciate, tentata rapina, nei guai una baby gang, è intervenuta la Polizia di Stato di Bolzano. Le buone notizie per quanto riguarda l'economia, Sparkasse, l'anno inizia bene, crescita in tutti i comparti, risparmio gestito più 10%, Calabro dice Prime Fund, un grande successo, ottima la risposta da parte dei risparmiatori. Sempre per la cronaca, lasciamo la cronaca in lingua italiana, andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca, la foto del bambino nascosto all'interno di una valigia, di un trolley per cercare di superare i controlli e la dogana, la troviamo anche sul quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, che dedica spazio anche alla vittoria di Cameron, sappiamo, per le elezioni in Gran Bretagna. Per quanto riguarda invece la cronaca che interessa da vicino la provincia di Bolzano, ci si occupa di turismo, ci si occupa di tassa sul turismo, i nuovi obiettivi, le nuove sfide da vincere per questo settore così importante. Anche il Dolomiten a pagina 15 dedica spazio al successo di alcune iniziative da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano dopo le note difficoltà degli ultimi mesi. Ancora dalla prima pagina le istruzioni per il voto, come sarà la scheda elettorale che ci troveremo nelle mani il 10 di maggio, e cioè domani, cosa si deve sapere per compilarla correttamente. Sempre per quanto riguarda le elezioni, una serie di approfondimenti riguardo alcuni candidati sindaci, tutto questo a pagina 18. Sempre per la cronaca a cura del Dolomiten, spazio dedicato al futuro degli allevatori altoatesini, sappiamo cambiano le regole a livello europeo, i timori soprattutto per quanto riguarda il limite del numero dei capi di bestiame che ogni allevatore può detenere in base alla superficie occupata. Ancora con la cronaca ad Avelengo, l'edizione 2015 del ritrovo dei mezzi storici meglio noti come Haflinger, centinaia di appassionate che si ritrovano ogni anno nella località altoatesina. Sempre per la cronaca le immagini dell'aggressione subita da alcuni ragazzini ad opera di altri minorenni nella zona di Piazza Verdi, poco distante dal parcheggio. Le telecamere a circuito chiuso hanno fornito un fondamentale aiuto agli inquirenti, i presunti aggressori sono stati individuati e denunciati. Sempre per la cronaca a cura del Dolomiten, sarà presto ultimata la ciclabile di fronte all'ospedale di Bolzano, la prossima settimana i lavori termineranno e la ciclabile sarà consegnata agli amanti delle due ruote. È tutto, come sempre io vi ricordo, uno dei nostri appuntamenti, l'appuntamento del fine settimana, e cioè con 2M al quadrato, la nostra trasmissione in forma bilingue che vi porta a farvi conoscere, a scoprire quello che forse ancora non sapete della provincia di Bolzano. Siamo andati, come vedete, a Vipiteno, sulla
torre della città per capire l'origine di questa struttura e quali sono i suoi piccoli grandi segreti. L'appuntamento è oggi su Video 33, si va in onda anche su SDF, anche nella giornata di domani. C'è un sito internet www.2m2.tv/it/de a seconda della lingua che volete scegliere. Come sempre, noi ora ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore e in questo fine settimana. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Prosciutto cotto Praga Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine. Farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12. E dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Il voto delle elezioni comunali di domenica 10 maggio è analizzato nel dettaglio assieme ai protagonisti della vita politica e del giornalismo. Su Video 33, assieme ai nostri ospiti, esamineremo le cifre uscite dalle urne. Appuntamento a lunedì 11 maggio alle 20 con Politiche. Che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom ogni giovedì alle 20 su Video 33. Con la prima immagine andiamo a vedere qual è la situazione sulla conca di Bolzano. Questa mattina, alcuni minuti dopo le 6, vedete ancora cielo perturbato, la tendenza comunque è quella ad un rapido miglioramento. Ci spostiamo con la seconda webcam a riva di Tures, vedete anche in questo caso ancora presenza di nuvole, comunque si attende il sole. Come nostra abitudine andiamo a vedere quello che accade all'imbocco della Val Venosta, alle porte dell'abitato di Foresta, e diamo un'occhiata anche in direzione della città di Merano. Io vi ricordo che la collaborazione con gli esperti meteo della provincia anche oggi ci consente di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete la perturbazione che tende a lasciare il nostro territorio. E adesso con la grafica per capire quello che ci attende proprio nel dettaglio questa mattina, nel corso del pomeriggio, come sempre un approfondimento riguardo le temperature, valori massimi per Bolzano e Merano di 26 gradi, 21 gradi a Silandro, 22 gradi a Bressanone, 20 gradi a Brunico, 17 gradi a Vipiteno, assenza di precipitazioni, costante miglioramento delle condizioni che domani porterà ad una presenza ancora più massiccia del sole, innalzamento ulteriore dei valori massimi. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere per la giornata di oggi. Per la giornata di oggi all'ACES Bike Women Camp edizione 2015, anche nella giornata di domani, così anche come nella giornata di domani
e nella giornata di oggi ritrovo dei mezzi storici Haflinger ad Avelengo. Vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, l'edizione della rassegna stampa in breve, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, aggiornamenti in tempo reale riguardo le previsioni meteo. www.goinfo.it, il portale All News da non perdere, da non dimenticare, per rimanere aggiornati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali, lo avete visto nella pausa pubblicitaria, da non perdere lo speciale elezioni nella serata di domani alle ore 21:30 e subito lunedì mattina alle ore 6:30 con i dati aggiornati riguardo queste elezioni comunali edizione 2015, un ulteriore approfondimento nella serata, sempre di lunedì, insieme al nostro direttore. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, Venere in opposizione non ti regalerà proprio una gran giornata, andrà meglio per i single che non saranno interessati all'argomento amore. Toro, il sole splende e forse per la prima volta nella tua vita sei consapevole del tuo valore e di quello che puoi fare. Grande impegno. Gemelli, Mercurio ti invita a mantenere i piedi per terra, oggi dovrai dimostrare grande concretezza e porterai a casa conquiste inaspettate. Cancro, mantieni la calma e fai un passo indietro. Forse non è il momento per chiedere un aumento al lavoro o per intensificare l'allenamento in palestra. Leone, forse la troppa stanchezza non ti fa dormire bene o forse troppi pensieri e qualche preoccupazione. Fai una colazione ricca di vitamine. Vergine, la passione non sarà proprio il motore delle tue giornate, non di oggi. Venere vacilla. Bilancia, bene l'amore o in generale la sfera degli affetti. Buona, ma meno del solito, la sfera professionale che risente un po' della confusione tua e del team. Scorpione, Saturno in quadratura non ti rende la vita facile, soprattutto in amore. Quante mancanze o assenze hai da farti perdonare? Sagittario, oggi troverai una particolare sintonia in un collega con il quale fino a sera avrai già condiviso la tua vita. Capricorno, felice, innamorato e fiero del tuo lavoro, deciderai di prendere un giorno di ferie o anche solo un paio d'ore di permesso. Bisogna imparare a fermarsi. Acquario, Venere ti darà una mano a tirar fuori i sentimenti e i pensieri che hai dentro da un po'. Giornata piena di amore, progetti, passione. Pesci, il firmamento splende per te. Nulla che non vada e nessun imprevisto, che anche se ci fosse, non avrebbe il potere di toglierti il sorriso.